Fronte di Kherson, guardate questo veicolo appena catturato, un veicolo lanciarazzi, si chiama Uragan. Questi razzi sono 16 razzi, possono sparare fino a 35-37 km, russo chiaramente, catturato qui sul fronte. Siamo con Alexander, che ha 36 anni, di Odessa, ed è un autista di questi veicoli ucraino e che adesso è incaricato di farlo riparare e riutilizzarlo. Alexander ci spiega che l'hanno preso 3 giorni fa nel villaggio di Alexeyevka. I russi sono scappati, l'equipaggio russo ha abbandonato il veicolo, non hanno sparato neanche un colpo. E loro credono che in 2 settimane verrà riparato e rimesso in azione, pronto per essere utilizzato al fronte. Alessandro, pensi che saranno degli effetti per voi al fronte dopo l'attacco, dopo l'incendio e l'esplosione al ponte di Kerch ieri? Ну, естественно, відчуємо, не дуже так зразу, але будуть переваги наші. Se ci sarà, ma non subito, nell'immediato per loro non cambia niente. Qui stanno continuamente passando mezzi militari, vedete, questo è un luogo di raggruppamento dei mezzi pesanti. E comunque dice non subito, non avranno, però nel lungo periodo sì.